Un abbraccio forte a tutti cori su TGS e su RTP. Sta per cominciare una nuova divertente puntata con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. E quest'anno abbiamo dei partners d'eccezione, i supermercati Sisa, dove potete fare sempre la spesa con un grande sorriso, in modo simpatico e conveniente. Tant'è vero che la loro carta fedeltà si chiama Sorrisi Card e io avrò il piacere di seguire tutte le puntate in compagnia di un personaggio davvero molto speciale. Seguitemi perché voglio presentarvelo. Ma che meraviglia! Eccolo qui il nostro sisolo in carne ed ossa, mi sbaglio sempre, in foglie, rami, tronco e radici, perché sisolo è un meraviglioso albero, l'albero dei supermercati Sisa. Sisolo, come stai? Tutto bene? Senti, ma tu conosci il signor Litterio Scalisi? Ah, lo conosci. Ma sei mai stato al teatro? No. E allora, ti porto al teatro ABC perché ti faccio vedere la registrazione di una nuova puntata con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. Sicuramente ti divertirai con noi, sempre in compagnia dei supermercati Sisa. E allora, noi andiamo al teatro perché fra pochi minuti comincerà lo spettacolo. Andiamo, Sisolo, a dopo. Caro Sisolo, hai visto quanto è bello il teatro? Ti piace? Sai cosa diceva Gigi Proietti? Benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso, perché il teatro è magia, è atmosfera, è emozione. E proprio qui, al Teatro ABC con Enrico Guarneri, registriamo le puntate con le nuove avventure del signor Litterio e del signor La Rosa, perché anche la televisione è magica e ti fa emozionare. Ma non perdiamo altro tempo perché stiamo per cominciare e io devo raggiungere il signor Litterio sul palcoscenico, per cui vi auguro buon divertimento cu tuttu cori. Andiamo Sisolo, entriamo. Buona visione. Buonasera e bentrovati. Dunque siamo arrivati alla conclusione di questa lunga e divertente stagione con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. Noi ci siamo divertiti e ci siamo veramente impegnati per portare a casa vostra delle puntate divertenti e coinvolgenti, ma vogliamo ancora farvi compagnia e per questo motivo abbiamo preparato una serie di meglio di con le battute più divertenti e più coinvolgenti per portare ancora serenità nelle vostre case, ovunque voi siate. E allora mettetevi comodi perché con Enrico Guarneri Litterio e con tutti i nostri straordinari compagni di viaggio siamo pronti per augurarvi buon divertimento, sempre in collaborazione con i supermercati Sisa, che voglio veramente ringraziare cu tuttu cori perché sono stati al nostro fianco per tutta la stagione e ancora continuano con noi questo divertente viaggio. Quindi grazie ai supermercati Sisa che vi invitano a fare la spesa sempre con il sorriso in tutti i grandi supermercati che trovate in tutta la Sicilia, vicino a casa vostra. Grazie ai supermercati Sisa, grazie a tutti voi per il vostro affetto, mettetevi comodi e cominciate a sorridere, anzi, continuate a sorridere con noi, con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. Buona visione! Dove era mia moglie? E chi era? Una cinghiala nera del letto. No! Vede, signor Litterio, secondo me le cose si possono fare in due modi, con la testa e con il cuore. Chi sarà? L'ospite speciale? Orazio Spampinato! Me. Molto piacere! E lei, signor Litterio, non l'avevo sentita arrivare. Sì, anche sordo sta diventando.
Ma che cosa è successo? Ma scusi, signor Lettiero, lei sta piangendo? No, no, sto ridendo, sto festeggiando. Si capisce che sto, anche se piango a secco, ma no, non si capisce che sto piangendo. Ma mi scusi, ma che cosa è successo? Niente, mi ho commosso. Mi sono commosso. Anche lei. Si vede che siamo due amici che hanno la sensibilità della commozione di qua, la commozione cerebrale. Sì, commozione cerebrale. Siamo amici, vero? Giusto. Ma che cosa le è capitato? Cos'è successo? Me lo spieghi. Stavo facendo, stamattina stavo facendo la lavatrice. Stavo facendo la lavatrice. Ah sì, la stava caricando. Sì. Stavo caricando? Sì, stavo caricando la lavatrice, sì. Ma perché mi devo caricare la lavatrice che pesa 100 kg e poi ma carica me la carico, dopo che me la carico, dove me la porto la lavatrice? Signor Lettiero, ma che c'entra? Si dice così, caricare la lavatrice. Stava facendo la lavatrice. Io? Certo, lei, Io la facevo la lavatrice a mano, lavavo nello stricatore, nella pila, nel lavabo, lo facevo io. Ma scusi, lei stava lavando a mano? E quando vuole. E perché? Perché? Perché non funziona quella lavatrice, non si apriva, non partiva, attacca a spina. Ma quindi lei stava proprio lavando, gli indumenti? Sì. Perché lei lo sa che c'è l'igiene. Ma certo, giusto. Giallorosa, non è che uno si può stare tutta la vita con gli stessi robbi, certo. Con gli stessi pantaloni, con gli stessi cazzini, con le stesse camicie. Ogni tanto nella vita bisogna lavarli. Ogni tanto. Non dico sempre, ogni 2 o 3 mesi, perché sennò si rovinano. Ma al massimo ogni 6 mesi bisogna lavarli. Ma che stai dicendo? Come ogni 6 mesi? Ogni 6 mesi bisogna lavarli. Bisogna lavare gli indumenti frequentemente, giusto? No, perché ce n'è che lo fanno ogni anno, ogni 2 anni. No, ogni 6 mesi. E anche la biancheria intima, non so se lei ne porta. Ma certo che la porto la biancheria intima. Certo che la porto. No, perché mio cugino Alfio non ne porta. Ah, suo cugino Alfio non porta biancheria intima? No, niente, completamente. Certo, io la porto, normalmente. Io porto i boxer. Ma che c'entra, oh santo Dio, ma che c'entra il pugilato, che c'entrano i pugilisti? Ma quale pugilato, signor Lettiero? Lei oggi mi sta facendo veramente rincretinire, non il pugilato, non i pugili, il boxer, il pantaloncino corto, la mutanda a pantaloncino. E si chiama? Boxer. Come i cani? Come i cani. Come i cani, che quelli che hanno... Esattamente, come i cani, ma sì. Ma qua siete pazzi, vuol dire con un nome si indicano 3 cose. 3 cose, sì. Ma chi l'ha inventata sta lingua? È una cosa antica, signor Lettiero, lasci perdere. Ma bisogna cambiare, la rosa, bisogna fare cose moderne. Uno spratico doveva essere. Vuol dire, con una parola ci indico un sacco di cose. È chiaro, io no, perché giustamente abbiamo una testa sulle spalle, ma c'è gente che si confonde. Sì, signor Lettiero, però ci spieghi perché lei stava lavando a mano e non stava usando la lavatrice? Perché non funzionava, signora Rosa. Io ho cercato di aprire lo iblò. Blò. Sì, lo iblò. E non si blò. Lo blò. Stavo cercando di aprire lo blò. Lo blò, giusto. E non si funzionava, non apriva. Attaccavo le spine, non partiva. Schiacciavo i bottoni, non certo, partiva. Certo, signor Lettiero, perché bisogna scegliere il programma. Eh? Bisogna scegliere il programma. Ma che c'entra la televisione? Ora quella la televisione la fa lei. Se io faccio la televisione e qui non c'entrano i programmi della televisione. Si parla di programmi di lavaggio. I programmi del lavaggio. Anche qui una parola per indicare più cose. Ma siamo persi con questa nostra lingua. Programmi del lavaggio. Come? Si scelgono e si usano. Non funzionava, non lo so fare funzionare. Allora ero là che stavo facendo... Ecco, io perché le so queste cose? Lei me lo può anche chiedere. Le so, le conosco, perché me le ha spiegate la signora che viene a fare le faccende domestiche a casa mia. E quindi mi ha spiegato esattamente come usare la lavatrice. Ah, perché lei non lo sapeva usare? No, me l'ha spiegato proprio una donna. Non ce ne riuscivo io, non ce ne riuscivo. Che zoppas. Ai, signora Rosa, meno male che non c'è nessuno, non me l'aspettavo da lei questo, che lei che parla così, che di una poveretta che la chiama così. Ma che sta dicendo? Lei ha detto era una vecchiaccia, perché una è sciancata e ma, perché è vecchia. Ma non lei, lo dica neanche per scherzo, ma quando mai? Ma lei pensa che io, proprio io, possa dire una cosa del genere di una donna, no, di un'altra persona? No, possa dire, lei l'ha detto. Ma io ho rispetto
rispetto massimo per tutti. Ma non c'entra la signora. C'è scappato. Ma quando mai io ho detto una vecchia zoppas e mi riferivo all'elettrodomestico, una vecchia lavatrice che si chiama zoppas. La marca, eh? È la marca. Bravo. Oh, c'è arrivato finalmente. Ah, è la marca. La marca, sì. Ah, ho capito. Ho capito. Comunque ci stavo dicendo che. Ci sto dicendo che nello svuotare i taschi io ho trovato questa foto di mia moglie. Ci siamo arrivati. Questa mi manca una foto. Mia moglie. Lo so. Mi manca il paese. Perché lei ne parla sempre male, la però famiglia. Alla fine, sotto mi manca sotto, la sua moglie, le madri. Mi manca la famiglia, il paese. Quella è la sua metà, lei se lo ricorda. E mia moglie è la mia metà, la mia tre quarti e mezzo. È la donna della sua vita. Perché mi hai lasciato? Se lo deve ricordare sempre. Perché. Parla! Che è un martello, ma no, un martello, vedi com'è violento con la signora. Perché mi hai lasciato? Si calerà. Senta, se fotografie, ce l'ho tirata io. Questa. Ah, sì, gliel'ha fatta. Ce l'ho tirata io questa fotografia, me lo ricordo ora. Ce l'ho davanti agli occhi, me lo ricordo come se fosse domani. Ah, quindi è proprio un ricordo un freschissimo. Ricordo. Sì, sì, sì. Senta, mi faccia la cortesia, me la mostri. Bravo, bravo, ha usato la parola giusta. Mostri, perché di questo si tratta. Ma intanto mi manca. La smetta, la no, è una cosa di mostri, però. No. Che vuole? Me la faccia vedere. No. Io lo voglio bene lei. Ma, certo. Ma proprio perché io le voglio bene. Lasci perdere, signora Rosa, me lei non ci è abituata. Me la faccia vedere. Signora Rosa, io ci ho fatto il callo ormai. Ho capito, un amico può anche essere utile in questi casi. Mi ascolti. Lei si assume la responsabilità? Io mi assumo tutta la responsabilità, da sempre. Ce la faccio vedere di lontano? Da lontano, anche se ho gli occhiali, non la vedo bene. Ma la piano, faccia... Mi avvicino piano, faccia... piano. La faccia piano, venire piano. Qui. Appena vicino. Lei sente qualche cosa, io l'allontano. Ecco, ha visto? Si è trasattato, ha avuto il contraccolpo, vedi, lo sapevo, guarda, si è fatto pallido, le labbra bianche, che fanno? Non la vede? No, sa cos'è, signor Litterio? Che non riesco a metterla a fuoco. È bravo, questo ci vorrebbe, una bella vampata, ci vuole un... ci avessimo andare a fuoco, questo signor... No, mi scusi, ma la stavo guardando al contrario, è così. Ah, ma allora forse sì. Com'è? Sempre la stessa. Sempre la stessa. Ecco, sì. C'ha questa caratteristica mia moglie. Guardi, ce la faccio vedere anche in diagonale, non è sempre la stessa. Sempre uguale. Lei la può vedere. Lei come la guarda, vede, è così. Perché mia moglie è 140x140x140. Quindi è perfetta. È un cubo preciso, non cambia niente. Ho capito, io lo voglio dire, signor Littero, perché le voglio bene, con tutto il rispetto. Tanto bella non è. E me lo dici a me, signora Rosa. Ed siamo nella carta. Che c'è puzza anche nella carta. Ma lei ce la immagina. E tanto mi manca. È sempre sua moglie. E tanto mi manca. È la mamma di sua figlia. Se me la metto qua, nella tasca che è vicino al mio cuore. Qua me la metto, signora Rosa. Quindi lei gliel'ha scattata personalmente questa foto? Io ce l'ho fatta. Ma che foto è? Questa è la foto che una sera siamo andati al circo e ce l'ho, ma prima, una settimana prima ce ne avevo fatta un'altra bella. Quindi non questa, un'altra ancora? Un'altra ancora che non la trovo, non lo so. L'avrò lasciata tra tante delle mie cose a casa. L'avrò lasciata. Ma che tipo di foto è questa che lei le ha scattato? Quella quella che non c'ho qua, quando gliel'ho scattata, era mia moglie, era vestita, signora Rosa. Elegante. Di carne infornata. Così si dice. Elegante. Elegante. Sciccosa. Eravamo invitata a un matrimonio. Sì, sì, sì. Che mi ricordo che è successo due giorni prima, io ero stato a Caltagirone. Vicino a Catania, sì. Vicino a Catania, sì. Dove ci sono delle ceramiche, bellissime, sono tra le più belle al mondo. Del mondo, sì. Delle ceramiche. Le ceramiche calatine. Bravo. Sì, ma ci sono calatine, ma anche salitone ci sono. Ma che c'è? Salitone e calatine. No, calatine e salitone. Quando si parla di Caltagirone si dice calatino, calatina, calatine. Vabbè, Rosa, lasciamo stare. Come fu e come non fu che poi si seppe? Come fu? Io ero là per lavorare. Quando finì di lavorare, passai in queste negozie che hanno delle vetrine, tutte queste belle ceramiche delle calatine. E ci ho dato una bella occhiata e me ne stavo tornando. La strada per tornare da Caltagirone a Catania si chiama la Catania Gela. La Catania Gela. La Catania. Sì, mentre sì. Io sto camminando su questa Catania Gela, sì. Piglia che non ti vedo che ha una.
Cioè lei sulla strada, di lato, lateralmente, sulla Catania Gela, ha visto una persona femmina, una persona femmina che camminava, ondeggiava. Sì. Io giustamente ho pensato, dico, ma questa qua creatura qua, innocente. Bravo. Creatura, se si ferma qualche mascalzone che fa brutto, che non ci fa che del male, perché lei subito ha pensato a difendere la signora sola. E allora, per la strada sulla Catania Gela ho dato una frenata. Signor La Rosa, mi creda che le solette delle scarpe, perché ho i fondi fradici, cioè delle scarpe della macchina. Ah, ho capito. Perciò io con freno sì col pedale, ma mi aiuto anche con i piedi. Ah, ecco, adesso capisco bene. Quindi lei c'ha i fondi della macchina fradici, quindi ha messo i piedi per frenare. La velocità era forte. Certo. La velocità era forte perché ero di un rettifilo che camminava a 38, forse anche a 40. Ma lei deve stare attento, intanto non deve andare così veloce e poi si deve fare sistemare la macchina. Può andare avanti con una macchina coi fondi e fradici. Se la macchina chiama strada, la macchina c'ha un motore. Bella, che macchina è? Una 600 sì. Fiat. Sì. Ma no, di quelle. No? No, sì, di quella di plastica di ore. Non è di plastica? È tutta di ferro. Tutta di ferro, sedile di ferro, carrozzeria di ferro. Scusi, ma intanto come fa a sapere che è di ferro? Perché è tutta arrugginita. La plastica arrugginisce. Ha ragione. Certo, i sedili di ferro sono un po' problematici. Però quindi ha questa macchina che. Anche hanno questa frenata. E per frenare deve tirare fuori i piedi. Certo. Va bene. È salita questa. E ci ho detto a questa signora, io ci ho calato automatico i finestrini. Col pulsante? No, con la mano. Con la mano. Ciao, la manovella. La manovella, ho capito. Ci pare che è quello che uno l'altro con le mani e poi ci mette la molletta. No, funziona la quella del mio lato. Cioè, quella non funziona. Dalla là ci ho detto, gentile signore, bravo, mi guardi in faccia che sono un galantuomo. Certo. Per caso che ci serve che un passaggio? Bravo. Questa mi guarda e mi fa, dice, lei è troppo gentile. Non era italiana. No. Non era italiana. Dice, lei è troppo gentile, mi dà un passaggio, uno strappo fino a Catania. Dice, guarda, è chianasso, io dovrei... prima di Catania andare per il paese, ma ci vado, arrivo a Catania e poi ci sarà. Perché lei è un galantuomo, è una persona per bene, questa gentile. Questa bella signora. Signora. Andando appena, che era con la minigonna. E vabbè, che ci fa? Ma tu cammini con la minigonna nello stradone. Lei ha fatto questa riflessione? Questo, con la minigonna che e scarpe col tacco alto tanto. Quindi era vestita in maniera... Era in maniera che un pochettino. Io sono un galantuomo. Ma non ci fa niente, signor Littero, per carità. Ma se io non sono un galantuomo, si può mettere le pucce dell'orecchio? No. Ognuno è libero di vestirsi come vuole fare quello che questa vuole. Questa signora sale, troppo gentile, apre lo sportello, sale nell'acchianare. Salendo in macchina. Col tacco, mica si impinge nella tasca dello sportello. Sì. Che mi ha strappato il cuore! La signora! Strappavo tutto il cuore delle uova! Che ha strappato? La tasca da sportello che ci metti la pezza per spannare il vetro con movimento del tacco! Ho capito, quindi le ha fatto un danno! Che cosa ci dovevo dire? Niente, signor Littero. Un po' di attenzione, sì, ti ho detto. Però signora, lei è cuore grande, lei è gentile. Un po' di attenzione, santo Dio. Giusto. Chiudi il suo sportello, invece di pigliarlo della manovella, della cosa, della maniglia, che c'è. La macchina è buona, c'è la maniglia. Certo. No, non l'ho acchiappato lo sportello dalla tasca, che già era tre quarti era strappata. E ha finito di sciacarla. Quindi l'ha rovinata del tutto. Mamma mia. Mi ha guardato, mi ha danno detto, su danno. Scossami, non ho fatto apposta. Certo, la signora non l'ha fatto. Basta, apposta, partiamo. Dai. Appena abbiamo partiti, signora Rosa. Siamo partiti, vabbè. No, lei non c'era. Io non c'ero, lasci stare. Io cerco di correggerla. Questa qua si leva quelle scarpe che nella borsa, c'aveva una borsa all'aperta e si è messo le pianelle per riporarsi i piedi. Le sciabattine. E le scarpe le ha messe. Era stanca. Aveva scarpe rosse. Con la gonna rossa, aveva le calze nere e gonna rossa e scarpe rosse. Quindi pandan. Eh? Pandan.
Chiamacca? No. Come Zoppas? No, Pandan. Aveva le scarpe e la gonna dello stesso colore. Dello stesso che facevano Pandan, ovviamente. E quindi partiamo. Accoppiate. A Roma, ma Catania, e la lascio a Catania, vicino alla stazione, dove c'erano tante amiche sue. Sì. Vestite come a lei. Alla stazione. Alla stazione. È lì che io... Che cosa? Che io mi mangio la foglia della lattuga. No, scusi, lei si mangia la foglia della lattuga? No, io ce lo metto perché la foglia della lei ghianda. Lei specifica che si tratti quella della lattuga. Di lattuga, vabbè, commestibile. Vabbè. È un signore che mi tagliava, appena lei è scesa, quel signore mi ha guardato e mi ha schiacciato l'occhio, come per dire... Ma la Rosa, non è che io sembro cretino. E invece? Ma poi in fondo lo sono. Bene. Non è che ci voleva assai a capire. Basta, me ne sono andato a casa. L'indomani ci abbiamo fatti i preparativi perché c'era il matrimonio della sorella di mia cugina Graziella, che è mia cugina accostata, non è mia cugina vera. Sì. Lei si è sposata con mio cugino e diventava mia cugina, ma cuschi la conosce. Quindi è sua cugina? Accostata. Sì. È accostata perché lui è il cugino no, vero. No, io non le dico sì perché voglio affermare quanto lei sta dicendo, perché si dice acquisita. Acquisita. Sua cugina acquisita perché si è sposata con suo cugino. Giusto, quando ha ragione, c'ha ragione. Meno male. Dice sempre fesserie lei, ma quando c'ha ragione. Io la ringrazio, è troppo buono. Quindi c'era il matrimonio. C'era il matrimonio. Va bene. Quindi l'indomani mattina, giustamente al matrimonio, che ci andavamo con la moto ape di mio cugino Alfio. C'è il parente scemo, c'è il parente che c'ha la macchina buona. Con la moto ape non è carino, non è elegante. Non è elegante. Le donne si hanno messe dietro. Sì. Mia moglie crocifissa e mia cugina acquisita Graziella. E mio cugino Alfio si è messo a fianco di me che io guidavo. Ho infilato il chiodo del quadro della macchina. No, scusi, non ha infilato la chiave accensione? Non l'ho persa la chiave. Cioè lei non ha più la chiave della macchina? Della la 600. Chiave della macchina non ce l'ho avuta mai. Mai? Mai. Quando io mi cattai la macchina utilizzavo la chiavetta da carne Simmental. Si ricorda? Come no? La famosa chiavetta della carne Simmental, poi, che ora non c'è più. Non ora c'è più. La linguetta. Ora c'è la linguetta. Che si strappa, che mi taglio tutto ogni volta. Quindi lei prima metteva in moto con la chiavetta. Poi la chiavetta non ce n'è più. Allora io ho preso un chiodo, un chiodo da 6. Sì. L'ho lasciato all'acqua e a vento per 10 giorni. Sì. Lui si è arrugginito. Esatto. Io la punta, ce l'ho 2 cm di punta, ce l'ho piegata. Ce la zicco, ci do una piccola pressione, giro, non mi scivola perché è arrugginito. Certo, non slitta, non scivola. E si accende il quadro, bravo, tira la cosa, mette in moto e parto. Sì. Parto per andare a questo matrimonio che era ad Aci Reale. Quindi in un'altra parte della provincia di Catania. Sì. Signora Rosa, mentre stavo scendendo... Non esagerai, ma è la macchina che mi chiama, è la macchina che quindi che non è stata colpa sua, non è stata colpa non sua. Non so, è arrivata a 42-44 chilometri orari. Guardi, io ma... è come se fossi con lei in macchina, la Rosa, come la se stessi strada... sentendo le vibrazioni. La strada era diventata, come si dice, un budello stretto che io camminavo, quando all'improvviso non mi disicci attraversa la strada. Ah, un cane. Lo posso investire un cane? No, mai, per carità. Massimo rispetto per gli animali. Gnala Rosa, afferri il freno col piede, schiaccio, esco il piede del fondo freno. Con le scarpe nuove, mamma mia. Mi ho fermato a 5 cm di quel cane. Meno male. Che come un saettone, è un coniglio. Sì, un saettone, pum, fa un salto. Ci siamo fermati che ci ho salvato la vita. Quindi il cane si è salvato e lei ha salvato la vita al cane. Allora, meno male. L'occhio negate ai piedi di mio cugino Assio. Sì. Era arrivata la scappa rossa. Ah. Madonna
de cammello. E certo, adesso capisco. La signora che ci avevo dato il passaggio s'aveva dimenticata una scarpa. Aveva le scarpe macchina. Rosse che facevano pandan la con la minigonna rossa. Che faceva certo. Pendente che cosa. Sì, no, pendente, pandan. Pandan, appena ho visto la cosa, io finto di niente, perché disse a casa se ne accorgiono. Io come ce lo vado a spiegare? Certo. Io come ce lo spiego? Diciamo che lei era in fallo. Eh? Lei era in fallo. Sì, esatto, se stavo giocando avevo fatto un fallo. Vabbè, esatto. Insomma, questo poi innocente, è il significato, però. Certo. Però lei era in torto, con allora quella scarpa lì. Allora che cosa ho fatto, signora? Ho fatto finta che mi è venuto un attacco di tosse prima di ripartire. Giusto. Ci ho messo la prima... Scusate, ho preso quella scarpa e me l'ho buttata sotto che dei miei piedi. Bravo, sotto che dei miei bravo, piedi. Rapido, rapido, rapido. Sì. Poi in un momento sono partito, ho fatto finta che lo sportello non era chiuso bene. Ma che so, sportello, l'ho aperto mentre camminavo. Mentre camminavo, ho preso la scarpa, l'ho buttata, pom, e l'ho chiuso. Ecco, lei è ora bravissimo. Ora è chiuso bene, sì. Ascolta. Basta, arriviamo in questa chiesa meravigliosa, di questa piazza meravigliosa, di questo ACI reale. Esatto. Quanti ACI abbiamo, signor Lorenzo? Tanti. 7, 8, 9. Tanti questa paesi. Questa perché si chiama ACI reale. Ci sono tante belle chiese. Che bellissimo. Il barocco. Poi c'era il fiume ACI che c'era scorre fiume sotto queste, questi paesi. E si vanta, vieni, e subito si vanta, perché lui è sono piccole cose che sono. Vabbè, lasci perdere, andiamo avanti. Arriviamo, parcheggio, parcheggia la macchina, c'era il parcheggiatore, scendo io, scende mio cugino Alfio, scende mia moglie crocifissa, che è bella. Va bene, sì, robusta. E Graziella che invece è magra, ancora non scendeva. Ci ho detto a mio cugino, ma tua moglie che cos'è? Che intenzione ha? Che matrimonio che solo vuole vedere da macchina, che non vuole che neanche scendere? No, dice, ma Graziello! Alfio ci ha fatto Alfio è un uomo con la I maiuscola. No, scusi, nella parola uomo la I non c'è. No, la I non c'è perché la I noi uomini... le donne vabbè, lasci stare, lasci perdere questi discorsi. Già dopo un poco esce Graziella dalla macchina disperata gridando e quasi piangendo. Graziella? Sì. Non sto trovando la mia scarpa, ho perso la scarpa, me l'ero levata per rinfrescarmi un poco i piedi. No. E l'ho persa dentro la macchina, non c'è più. Era con una scarpa sola, rossa ce l'ho. Certo. E è scesa così, signora Rosa, e si è entrata nella chiesa e si è vista il matrimonio dall'ultimo posto con una scarpa quindi, sola. Quindi, signor Litteri. Ed era una mezza vecchia zoppa. Ha capito, signora Rosa? Ho capito, signor Litteri. Abbiamo cominciato parlando della lavatrice dei panni e siamo arrivati alla storia di sua cugina Graziella. Esatto. Piuttosto, lei se lo ricorda quello che diceva Dante Alighieri? Quello dell'olio, Dante. Esatto, esatto. No, che c'entra l'olio? Dante Alighieri, il sommo poeta, il sommo mate. Ah, il poeta, lo scrittore. Oh, Dante Alighieri diceva che bisogna risciacquare i panni in Arno. In Arno. Lei se lo ricorda l'Arno? Come no? Me lo ricordo benissimo, era il 2020. Senta, signor Littero, per favore, per cortesia, mi sono... confuso. Parlare con lei è terribile. No, mi sono confuso parlando con lei. No, la foto non la dovevo guardare. Vado a fare un'altra cosa, ci vediamo dopo. Non mi ascolta mai. Croce, hai fatto un'altra vittima, quello, il signor La Rosa, ti ha voluto guardare, ti voleva a me, io ce l'avevo detto, e invece, ma lasciamo perdere, lasciamo queste cianciane, parliamo di noi due. Non mi interrompere, ti prego. Che ora sto trovando il coraggio di dirti tutto quello che ti devo dire e speriamo Croce che non verrà nessuno a disturbare questa nostra intimità a tu per tu, a quattro permesso. Occhi, tre, perché permesso. Tu c'è nessuno? C'è nessuno? Io ci sto sembrando trasparente che c'è nessuno, non ci sono io qua. Signor La Rosa? Signor La Rosa è di là. Allora vado da lui. Aspetta, ragazzi, può darsi che lo trovi sconvolto se non è svenuto, non lo so. Casomai ci butti un poco di perché io ho sentito un patapuffete e poi prima un cognato devo.
pallido sarà, sì. Sono e io. Come mai? Perché ha la testa dura, perché ce l'ha dura la testa, perché lui si sente un super presentatore, come un super uomo. Perché io ce l'ho detto, non guardasse, non guardasse. Io sono laureato, io so quello che devo fare, io so quello che non devo fare, io non devo prendere consigli di nessuno. E queste sono le conseguenze. Se ti posso guardare, non ti posso guardare. Principale, ma che cosa fa? Sta piangendo. No. Sono lacrime d'amore. Niente, Orazio, cose dell'intimità personale, intima della famiglia. Niente. Vai a trovare il signor La Rosa, dacci aiuto, salvacigli la vita. Vado che devo smaltire della carta. Sì. Con permesso. Vai, Orazio. Allora, Croce, speriamo che non ci interrompano. Fammi parlare. Ascoltami una volta, ascoltami. Te lo ricordi quando ci hanno fatto questa fotografia? Te lo ricordi? No, non te lo ricordi. No, che non te lo ricordi. Perché tu ora sei a Roma, perché ora sei qua a influenza, che fotografi che tutti i giorni che fa l'autografi, che i genti VIP. Io me lo ricordo. Il giorno del tuo compleanno, ti ricordi? Che ti regalai quel collare tutto di cuoio, completo di guinzaglio, quello rosso e giallo che ti piaceva tanto, con le catenine dorate, sì, quello. E poi la sera ti portai al circo, ti ricordi? Al circolo equestre ti portai. Che bella serata che abbiamo passato, amore mio. Ti ricordi che all'uscita tutti si vogliono fare la fotografia, tutti se l'hanno voluta fare la foto, la fila c'era. La fila di tutti i genitori con i bambini che si vanno con te che ti avevano scambiato per un simpatico scimpanzé. La mia scimmiottina bella tu sei, Croce, io ti vedo bella, sì, non pensavo di doverla mai dire una cosa di questa. E te lo dico, io ti trovo bella e sessi così, sì. Sì, dice, ma sei diventato cieco? No. Dice, ma allora ti hanno calato i cataratti? No. E allora sei un po' cannebbiato? No. E allora sei diventata bella per davvero? No! Sono io che ti vedo bella. Io, perché la bellezza, come mi ha insegnato la signora Nadia, la bellezza sta negli occhi di chi ti guarda. E io ho gli occhi belli, grossi, perché sono pieni dell'amore che ci ho per te. Croce, Io, buttiamo la carta a terra, Croce. Io ti amo. Va bene così, va bene, non esageriamo. Ti amo, lo capisci? E tu invece manco mi pensi. Stai lì a Roma, dell'alta moda, profumi, balocchi, e non pensi a me. Ah, ma io, Croce, io ti voglio telefonare. Io non ti resisto più. Io ti devo parlare, ti voglio parlare, sì. No, non c'è telefono. Voglio conservare il tuo ricordo. Ti voglio ricordare così, come eri prima, qui, nel tabuto del mio cuore, qui ti voglio tenere. Lo sa, signor La Rosa, che anche nel mio paese abbiamo l'ospedale? Anche nel suo paese? Sta scherzando? Ma guardi, scusi, mi viene un ragionamento da fare, ma in questi momenti in cui tutta la sanità subisce dei tagli veramente incredibili, com'è che hanno costruito un nuovo ospedale in un piccolo paese come il suo? Signor La Rosa, perché vuol dire che c'è l'esigenza della popolazione per il bene sociale, dei cristiani tutti che poi se ne vanno a votare della popolazione, della democrazia, del Parlamento italiano. Un cugino del sindaco nostro, c'è un fratello al Parlamento dell'Europa. Ho capito. Quello di Bruxelles. Sì. E ci hanno mandato belli soldi assai di ammuccarsi, di mangiare. Ma guardi, lei avanza un'ipotesi un po' grave. Io ce lo posso giurare, signora, non avanzo niente di nessuno. Non c'entra.
volevo dire un'altra cosa. Lei avanza un sospetto molto grave. Non è sospetto, è certezza. Ma come certezza? Per giunta lo dice così. Ma stiamo facendo dei lavori in del paese, che se lei ci va, arresta a bocca. Stiamo costruendo. Intanto abbiamo fatto un ospedale, 75 stanze. 3 padiglioni. Stiamo costruendo il porto. No. Il porto. Scusi. Ma che il mondo intero lo deve la sapere. Voglio fermare un attimo. State costruendo il porto dove? Nel al paese. Nostro paese. Ma sì. Se al vostro paese non c'è il mare. Non c'è il mare, no. Noi siamo in Natta Collina. Ho capito. Noi quindi siamo a 1100 metri. E allora il porto che ci sta a fare al suo paese? Ma lei è di Goccio. Ma perché? Perché il nostro è un progetto avanti. Per questo ci hanno mandato i fondi, signor. Il nostro si chiama Porto Secco in caso di tsunami. In caso di tsunami? Cioè, siamo avanti. Mette che c'è un tsunami. Che avanza tutta l'acqua, che sale e che si porta tutte le bacche che ci sono a Chitrezza, a Cicastello, tutte queste bacche dove li mettono che l'acqua li porta? C'è il porto pronto e si sistema. Quindi voi le accogliete tutte le barche che arrivano dal mare. Stiamo costruendo l'aeroporto. Anche l'aeroporto là sopra, in altura. In altura, come il porto, ecco, porto di altura, porto secco, in casa, aeroporto di altura, tutto dichianata. Certo. Pendenza media 10-11%. Addirittura. Tutto così, in modo che siamo avanti. Ho capito che siete avanti. Siamo avanti. A me mi sembrate folli, per la verità. Siamo però, così avanti che mi crede, per avere un delorio ci dobbiamo girare troppo indietro per parlare. Perché noi, questo aeroporto funziona che l'aereo, quando praticamente atterra, che lui ci deve dare solo un guppito come se deve risalire, trova tutta la pista dichianata e manco c'è bisogno che frena. E risparmia i freni. Quindi è anche a 300 utile. Metri si ferma. È anche utile, sì. Quando deve addicollare, si gira e già decolata una spinterella da reazione del reattore. E parte perché già decolata che piglio la velocità Sì, signor Littera, ma c'è una cosa che io non capisco. Una? No, dico, come hanno fatto a finanziare tutti questi lavori in un paese piccolissimo? Gli onorevoli. Ho capito. Gli onorevoli sono tre che hanno messo i film in Alla Rosa. E per il nostro paese vogliono la tangenziale! Non si dicono queste cose, non si fanno e non si dicono. Lei sta parlando di una tangente, non si paga, non si chiede, non è giusto. Tangente. Sì, la tangente. Vogliono fare la tangenziale, 40 chilometri di tangenziale! 40 chilometri, scusi, ma il suo paese quanto è lungo? 300 metri. In linea d'aria? In linea d'aria? Che era un uccello, vogliamo un paese in dall'aria. No. A terra abbiamo fatto il paese di punta a punta e 300 metri. E allora, scusi, se il paese di punta a punta e 300 metri, com'è che hanno fatto una tangenziale di 40 km? Che si hanno inventato intelligentemente un percorso tutto a anello, a mezzaluna. A 8. Sì, a 8. La tangenziale è così. Gira, siccome il progetto ci veniva difficile, lo hanno preso. Lei sa ricordare la pista dei macchinetti? Certo che me lo ricordo, ci ho giocato. Ce l'hanno presa. Quello là di sotto passa e di sopra 40 chilometri di tangenziale. Da lei può dire quello che vuole, io non ci crederò mai. Grazie signora Nadia, per me questa era una preoccupazione, tra domande, caselle da sbarrare, altre domande e in più il pensiero che mi devo ricoverare. Ma su, abbia fiducia, Orazio, che se ne dica, nella nostra sanità lavorano professionisti esemplari. Pensi a tutti i giovani medici ed infermieri che si sono spesi dando addirittura la vita durante questa pandemia. Lo so, ma un ricovero è sempre un ricovero. Io ho l'appendicite infiammata, se mi tocco mi fa male. E appunto per questo io insisto, Orazio, non per essere insistente, di un'insistenza troppo insistente, ma tu ti devi ricoverare nel nostro ospedale. 3 padiglioni, 70 stanze, hai visto l'elicottero? Ma perché? Che è buono? Mi sono distratto, ha detto buono? Ha detto buono. Mi hai chiesto buono? Pessimo! No, scusi, come pessimo? O è buono o è pessimo? No, qual è la parola che... Ottimo! Ottimo!
tu ti devi fare conto che a me non mi interessa che mi ci sia ricoverato, neanche, non me lo ricordo bene, 8 giorni esatti fa, mio cugino Affio, che ci ha avuto un avvelenamento d'intossicazione per ammatuffamento acuto. Ma che dici ammatuffamento acuto? Sta parlando il luminario, che è grande... Io non sono né un luminare né un medico, suo cugino Alfio ha avuto un'intossicazione acuta con occlusione intestinale. Questo. L'abbiamo portato a pronto soccorso con la LAPA, non è che abbiamo perso il tempo di chiamare la con la moto AB, avete accompagnato suo cugino Alfio all'ospedale. Sì, per farlo stare comodo, l'abbiamo messo dietro sdraiato, capito? Dietro? Dietro, no, cassone. Nel cassone della LAPA, moto AB. Oh, santo Dio. I piedi ci uscivano di fuori, ci abbiamo messo il cartello, quello a strisce, quelle bianche e rosse. Vede che sta facendo ridere. Carico sfoggente. Sta facendo ridere anche la signora Nadia. Quelle di compenetrazione da tragedia. Sì, di compenetrazione, va bene. Con i piedi sfoggenti, abbiamo messo il cartello un dito grosso, l'abbiamo portato là, alla rosa. E che ci fosse il tappeto rosso davanti, cioè, all'ospedale era tutto sangue che c'era stato manco è arrivato mio cugino Affio, un'attesa niente, manco di 7 ore di attesa. Ma come 7 ore di attesa? Poteva anche morire in 7 ore. E non c'era nessuno. Però era vuoto il pronto soccorso. Sì, no, lo hanno fatto apposta per farlo ambientare. Ma che fa? Perché sono i nostri medici, sono avanti, dice questo arriva a pronto soccorso, lo pigliamo e lo buttiamo per visitarlo e non si traumatizza. Invece prima l'hanno fatto ambientare là dentro, certo, tutto sì, l'ambiente, poi lo hanno visitato, ci hanno fatto tutte le analisi a mio cugino Affio. Oh, una sentenza è stata. Qual è stata? Avvelenamento per ammatuffamento acuto di ossi di fichi d'India. No, scusi. Ossi di fichi d'India. Io ho parlato di occlusione intestinale, ora che c'entrano gli ossi di fichi d'India? Perché quel grandissimo disgraziato, e mi sento di dirlo con serenità, cornuto. Ma di chi? Mio cugino, ma che Alfio, dice? Anche per tutto, quello sta male, lei lo insulta. E che c'entra io? Sua moglie, che lo fa diventare cornuto. No! Si aveva mangiato, signor La Rosa, 18 chili di fichi d'India. Assai sono! Fichi d'India bastardoni, quelli grossi. Certo, i bastardoni li conosco. Che noi ci abbiamo fatto il conto, che lo dice la scienza, che ogni fico d'India ci sono dai 200 ai 300 ossicini. Sì. Noi ci buttiamo nella media di 250 ogni fico d'India. Va bene. In un chilo di fico d'India ci sono circa 30 pezzi di fichi d'India. Perfetto. Se tu fai una semplice moltiplicazione di 250 per 30 per 18, viene un numero così alto e potente che puoi sparare un razzo nella luna. Certo, il numero è altissimo, è chiaro che sia altissimo. Lo capisci? Giusto che lo capisco. Sì, anche io. Certo. Perciò, insomma, aveva tanti ossi idun dell'intestino che ci poteva fare i bottoni a tutta la banda musicale del paese. Vabbè, ecco perché è arrivata l'occlusione intestinale. Dici, ci dobbiamo fare la lavanda gastrica. Perfetto. Io come non dico questa parola, perché? Lavanda gastrica. Perché? Che mi impressiona la lavanda gastrica, non lo so. Dice, presto, sbrighiamoci prima che lo perdiamo. Prima che lo vediamo, ricoveriamolo. Subito nel nostro ospedale, Nostra Signora del Sorteggio. Si come chiama. Si chiama l'ospedale, scusi? Nostra Signora del Sorteggio. Nostra Signora del Sorteggio, perché? Chi è la Nostra perché Signora ci sono del Sorteggio? Solo due letti. E quindi? Si sorteggia il numero e chi vince viene ricoverato. Ma questa è barbarie, non è civiltà. Ah, come barbarie. Ma certo, perciò uno arriva in ospedale, ha bisogno di essere curato, rischia di morire e si fa il sorteggio. Due posti letto soli, ci sono due posti letto. Ma se lei ha parlato di 70 stanze. Certo, 70 stanze. E non ci vuole la stanza di primario. E la stanza di vice primario sono non ci due. Vuole. E la stanza del primo medico, del secondo medico, quattro, del terzo medico, del primo infermiere, del secondo infermiere, del terzo infermiere, da caposala. La sala riunione, la sala convegni, la sala d'incontro degli amanti che ci sono dentro anche, l'ospedale. E scusi, e per i pazienti? Una sola stanza. Quindi che ospedale è? Due letti. Nosocomio. Eh? Nosocomio. Manicomio? No, no, dico, l'ospedale si può chiamare anche... Che nosocomio è questo? È un nosocomio moderno. Moderno. Due, perciò, lo hanno messo sopra una barella, che a barella non c'aveva una rotoscopia. Sì, vabbè, anche la barella con la rotoscopia. E perciò camminavo così, insomma, lo abbiamo spinto dentro questa stanza.
Signor La Rosa, sì. Siamo arrivati e il letto di Alfio era occupato. Il letto di Alfio è occupato, quindi cioè, aspettavano ad Alfio? Era occupato. Mentre l'altro invece era occupato pure. Anche? Sì, e c'era un vecchietto che stava dormendo nell'altro letto. Perciò Alfio giustamente... Che è Savurdo. Lo sappiamo, Alfio è così. Un uomo delle caverne. Va bene, sono però esageri, testa... perché alla fine, scusi, quello è sempre sangue del suo sangue. Mio cugino di primo grado. Quindi, Scalisi. Non esageri nella... perché mi faccio un nell'apostrofarlo. Cioè, no, lui Affio che mi ha preso la parola. Quando mai? Io sapevo che sta con due piedi in una scarpa. Sì, lui quando, la rispetta. Perché sì. Il parente intelligente di tutta la famiglia sono io. Ah, meno male. Quindi immaginiamo gli altri come sono. Sono favore. Perciò, siccome e non parla mai, invece stavolta perché ci fa l'infermiere, lui di sua iniziazione proprio. Perché ci fa gli scusi, ma dove mi devo mettere se il letto è occupato? Devo dire che era una considerazione giusta. Ma l'infermiere ci ha risposto. A tamburo battente, a tappo, sì. Ci disse, non si preoccupi, perché dice, lei lo vede che è vestito con la giacca a doppio petto e con la cravatta, è morto. Come morto? Perciò dice, lei si può sdraiare tranquillamente. Come? C'è che mi sdraio vicino a morto? Ma non lo disturba, ci disse l'infermiere, perché non chiacchiera, non parla, non si muove, non si agita. Ma questa è follia. Abbiamo stabilito e puntato i funerali domani mattina. Perciò dice, lei deve stringere i denti, che stasera è tutta annottata. Quindi domani era mattina morto ce l'ho e l'indomani c'erano già fissati i funerali. I funerali. E domani mattina che lei il letto è tutto suo. Sì. Ad ogni modo, in questo frattempo, signor La Rosa, che appena ci. Che mi è arrivato a un certo punto all'improvviso, ho assistito a una scena che mi è venuto un colpo di commozione. Che commozione era? Proprio qua, cerebrale. Qua. Di commozione cerebrale, che il vecchietto che era accanto del letto di mio cugino piglia, si gira e chiama, infermiere, due volte, con la pausa giusta tra un infermiere e l'altro. Infermiere! Il vecchietto? Il vecchietto, l'infermiere si gira e ci fa, ah, ma lei è vivo? Perciò che dice, certo che sono io. Dice, meno male che mi ha chiamato, perché già stavamo predisponendo per l'espianto degli organi. Ma che orrore! Perciò che dice, ma come espianto degli organi se io non ho dato autorizzazione? Ma certo! Noi ce l'abbiamo fatta noi, ci abbiamo messo una firma falsa. Ma non si fanno queste cose. Allora, la donazione degli organi è una cosa bellissima, ma bisogna farla proprio volontariamente. A secondo della legge. Certo, rispettando la e legge. E il vecchio giustamente dice, ma che cosa mi dovete espiantare mia? Che c'ho la prostata maciullata, i reni che sono persi. Anche questo è vero. Il cuore che va e viene. Sono che sei il momento che sono svenuto per il momento del cuore. Che è il momento che sono cosciente. Il trapianto ce l'ho bisogno io. Mentre lui stavasi parlando. No, scusi. Uligi l'altro giorno. Sì, ho capito, ma ha letto male. Perché letto male. È sbagliato. Quindi ricominciamo con questa enfasi. Ci metta questa enfasi. Mentre lui, il vecchietto. Sì. Esprimevasi con l'infermiere su questa questione dell'espianto degli organi. Mio cugino Affio si gira la testa. Mio cugino Affio ha una testa grossa, tanta. Sì, lo so. Quando si girava la testa, oscurò là dentro la stanza perché impedì al raggio di sole di penetrare. Entrare, va bene. E butta un sgrido forte. Su Carmelo! Sì. Signor Carmelo! Ma siete voi? Anzi, io ci dissi in paese. Cioè. E vossia, signor Carmelo! Quindi l'aveva riconosciuto! Con una nota di certo, vibrazione. Con un vibrato! Signor Carmelo dice, ma perché tu mi conosci? Come lo conosco? Ossia è lo zio Carmelo! Ossia è il padre della cugina, della nipote, della sorella di mia madre. Vostra figlia ha tenuto a battesimo il figlio di Causi, che abitava in 50 anni. Causi, lo sapevano sentire. Va bene, il soprannome. Vossia lo sanno sentire il chiupro, perché era longo, no?
Peggio quello, mentre parlava. No, noi nel paese ci conosciamo solo per famiglia di appartenenza. L'ho capito. O Pecoro. Il Pecoro sarebbe il soprannome. Sì. Per soprannome. L'ingiuria. Sì. Ma c'è tua non è ingiuria, è bella. È bello, a volte. A pupida, sì, sì. A facci bella. E tutto questo serve per riconoscerci. A scappo pulita. E per riconoscerci. Vabbè. Nel frattempo che Affio si esprimeva, chiedo questo, Uzzo Cammello lo riconosce. Alfio, tu sei! Che si hanno abbracciati, che si hanno baciati. Lei deve sapere, signor La Rosa, che la famiglia lo aveva dichiarato dispesso nel luglio del 1982, ora era lì! Nel 1982! Signor La Rosa, lei si rende conto che il nostro ospedale, che ora ci devono mandare altri finanziamenti, si occupa anche di una precisa funzione pubblica, cioè? Dell'incontro! Ah, che bello! L'incontro dopo tanti anni. A me mi sta sembrando una puntata di Chi l'ha visto. O Dice posta per te. A me mi piacevo di più. Carambola, che sorpresa. E io mi dovessi operare in questo ospedale. Sì. Ma manco mo. Ma Orazio, ascoltami. Orazio, ascoltami. Tutti dobbiamo morire prima o poi. Principale, però io già che ho sotto, che mi devo ricoverare. Lei mi dice anche queste cose, per favore, lei mi tratta male però così. E a me che sono un suo fan. Arrivederci, va, torna Rosa. Arrivederci. Signor Litterio, non ha tutti i torti. Ma perché? Lei l'ho fatto spaventare. Io? Sì. Certo, signor Litterio, che lei vive avventure degne di un novello ruzzante, con permesso. Grazie. Scusi... Se n'è andata. Se n'è andata. Ce sì. Lo domanda lei, signor La Rosa, ma questo Rozzanti non era il mulo di Don Chisciotte? No, quello si chiamava Ronzinante. Questo Ruzzante è un autore della letteratura popolare, però piuttosto lasciamolo da parte, Ruzzante. Io mi chiedo, ma com'è finita con suo cugino Alfio e con lo zio Carmelo? Guardi, signor La Rosa, ce lo racconto in 4 e 4, 16. No, 4 e 4 fa 8, però sì, me lo racconto. Sì, ma siamo 2 per 2 va per 16. Bene, certo. Stavamo festeggiando nella piazza del nostro ridente paesino la vittoria del mondiale dell'82. Esatto. Quando inavvertitamente una lambretta moto, quella a tre ruoti, sì? non ci va a passare sopra del dito grosso dello zio Cammelo. Ah, sì? Non c'era fatto praticamente quasi niente. Però siccome la motoave della lambretta era di un forestiero, lo zio Cammelo giustamente e onestamente dice: no, io voglio fare l'assicurazione, mi voglio pappare i soldi. Esatto. Mi voglio pappare i soldi. Sempre questa mentalità. E allora giustamente gli amici onestamente ci hanno detto che allora ti dobbiamo portare per forza pronto soccorso dell'ospedale, perché poi l'assicurazione vuole il certificato che è stato ricoverato, che è stato operato, che è stato ingessato, che è stato certificato medico ufficiale, che è stato quello che è stato. E l'abbiamo portato di corsa a pronto soccorso, che siccome c'era tutto il paese, ce lo giuro signora Rosa, ce l'abbiamo portato un cazzacalede. Scusi, io l'ho capito, sulle ma lo spieghi meglio. Se l'è portato sulle spalle. Ce l'abbiamo portato sulle spalle perché c'era tutto il paese bloccato. C'erano i festeggiamenti per i mondiali, ve lo ricordate? Il presidente Pertini, Dino Zoff, Paolo Rossi, che ricordiamo con affetto. Appena abbiamo arrivati all'ospedale. Siamo arrivati, non però. C'era lei, no, non io c'ero, non c'ero, lasci stare, va bene. Non è accompagnata a nessuno lei. Appena abbiamo arrivati all'ospedale, subito quelli, dai, che presto, bisogna ricoverarlo, bisogna farci subito tutte le analisi del sangue, tutte le analisi delle urine, lui a dire: ma il dito grosso, stia zitto lei, stia zitto, ci lasci lavorare. E si asciugavano il sudore, che stanchi. Già stavano sudando, sì. Che questi pazienti hanno il vizio, ma che tu sei un ignorante paziente, ma che cosa ci parla col medico? Effettivamente che il medico è il medico, però in questo caso. Insomma, lo hanno ricoverato, che ci dovevano fare tutte queste analisi, che ci dovevano fare i raggi, che già in salute lo volevano ingessare,
in salute. In salute, guardi che noi ci bagniamo prima che piove. Ho capito. In quel momento disgraziatamente sfottuna volle, piglia, non ci vanno a scambiare la cartella clinica, no. Signora Rosa, con un operaio creatore che era cascato il giorno prima, no, da quarto piano. Appena hanno visto le lastre di Affio, di zio Cammello, di Carmelo, che sì, non erano di zio Cammello, ma erano di quell'operaio. Sì. Oh, hanno fatto così. Ma hanno fatto, scusi? Il dito grosso, vero? Si hanno trovato, sì, 12 fratture scomposte, 16 composte e 4 educate. No, ma che vuol dire educate? Scusi, non è che scomposte e composte vuol dire educate o non educate. Graduatoria, a scalare. Presto, arrecuperiamolo e ingessiamolo tutto. Basta, signora Rosa, da quel momento lo hanno portato al reparto, si hanno perso subito le tracce dello zio Carmelo. I parenti ci andavano all'ospedale e lo trasferivano di un padiglione di un altro padiglione, di un reparto che ha un altro reparto, lo hanno portato in rianimazione addirittura, e ci mettevano l'ossigeno e chi lo consumava l'ossigeno, diciamo, io così a cupo perché mi state mettendo, perché lei è moribondo, ci richiamano e ci inficcavano la canna. E che non sono la canna, ma io mi sono stassi zitto, ignorante. Certo, lui è paziente, un paziente, lei è paziente, ignorante. Certo. Come ti permette a parlare con i medici? Giusto. Basta, signora Rosa, dopo circa una settimana che i parenti non ci riuscivano, finivano che venivano i parenti dell'operaio che era cascato, sì, i parenti dello zio Cammello, e si facevano visita tra di loro, certo, perché quelli non trovavano il loro, certo, paziente, certo, e lui, certo, quell'altro non trovavano a quell'altro. Si consolavano a vicenda, insomma. Si consolavano a vicenda. No, no, paese. No, a Vicenza nel Veneto, a Vicenda, vicendevolmente si consolavano, si persero le tracce dello zio Cammello, quando un giorno l'infermiera ci andò, che ci disse, lei ora sta un poco meglio, e chi non ci veniva di ballare il tango, di fare i caprioli, di quasi, dice, ora siccome sta un poco meglio ci dobbiamo fare le lastre per vedere se è guarito, perché noi ce lo dobbiamo restituire ai suoi parenti come nuovo. E questo è vero, come... questo è giusto. Lì che si prepari, perché i raggi erano di un altro padiglione della strada interna che passa davanti all'ospedale, c'è lo stradone davanti. Sì. Lì che ci mettiamo là, ci dobbiamo prendere il pulmino che dobbiamo andare dall'altra parte. Dell'altro padiglione. Sì, sì, sì. Uccio Cammello scese con l'infermiera, poi l'infermiera si allontanò che si doveva fumare una sigaretta. Sta male che fuma vicino al paziente. No, ma questo non si dovrebbe fare mai. Poi meno che meno davanti al paziente. Certo, infatti lei si è allontanata perché si doveva fumare una sigaretta con un altro infermiere. Hai capito. E ci fu quella botta di mancamento di una ventina di minuti che non si seppe niente. Questo mi piace, botta di mancamento di una ventina di minuti. Di una ventina di minuti che non si sa, che poi si sape. Che quello, si sape? Quello che è accaduto. Va bene, no, no, non interessa. No, noi siamo per amarsi, per volersi bene. Bravo. Oh. Basta, signora Rosa. Uccio Cammello messo davanti all'ospedale, uomo grande, uomo, passa l'autobus dell'Etna Trasporti, non si piglia l'autobus dell'Etna Trasporti pensando che era il pulmone che lo doveva portare. Cioè, anziché prendersi il pulmino dell'ospedale, si è preso l'autobus pubblico, quello lì di linea. Quello di linea. Dell'Etna Trasporti. Ma di questa verità, a sentire queste cose non ci si sta increspando la carnagione? Un po' sì. Ha visto? Un po' sì, un po' sì, un po' sì. A Chianau si assattava un dell'ultimo posto, non c'era nessuno. Perché sto autobus a patta mattina che si portano gli studenti e poi via. Certo, poi quasi diciamo, sempre deserti. Diciamo che gli altri viaggi, quelli intermedi, quasi sono quasi deserti. Perché sì. Io si assettavo indietro. Io si sdraiavo, signora Rosa, e si è fatto 16 volte il giro di tutti i paesi dell'Inter Milan. Che è l'Inter Milan? Cos'è? Un derby di calcio dell'Interland. Dell'Interland. Fino a quando poi si è ritirato l'autobus ritirato, a capolinea. E a capolino l'autista, prima di scendere, che c'ha la responsabilità di controllare, ci girò e visse questo vecchietto che dormiva beatamente messo nell'ultimo posto. Oh, voi.
lui. Oibò. Meraviglia. Ma che cosa ci fa questo? Con pigiama. Picchiere in pigiama. Certo, era ricoverato in ospedale ufficialmente. Il caso vuole che l'autorimessa del capolinea e dell'autobus era a 200 metri dall'ospedale di Paternò. Oh. Lo hanno preso e lo hanno ricoverato all'ospedale di Paternò. Quindi pover'uomo lo hanno portato in un altro ospedale. Dopo si è perso le tracce. A Paternò si è perso completamente tutto. Non si è tutte le tracce. Non si è più nulla. Ma come fai? Perché a Paternò non risultava in carica. Ma intanto ero un malato con pigiama. Oh. E come chi dice la cattiva di tentata che ho pigiama? Era come se avesse una divisa. Bravo, sono malato. Una divisa. Basta, signor La Rosa. Ha girato e rigirato di tutti i reparti. Claudio Baglioni, ho girato e rigirato senza sapere. Ma che dice? Delle patto dell'ecologica del dramma. E poi l'hanno portato nel reparto dell'igiene. Poi lo hanno portato. Ci hanno fatto girare tutti i reparti. E ora era lì che finalmente si erano incontrati. Io, mio cugino Affio l'ho abbracciato, e ci disse: zio Cammelo, la sua famiglia è disperata, sua moglie, certo, i suoi figli, dall'82. I nipoti che non le aveva viste nascere. 40 anni sono passati. Lei si deve ritirare a casa. Ora ci metto la firma io, ce lo porto, i carabinieri. Bellissimo. Si è fatto brutto da faccia. Brutto. Pallido. Brutto. Ha spalancato gli occhi proprio li ha sbarrati. Tutti, dice che cosa? Io dice cosa? Io torno a casa, io dice in 40 anni ho girato tutta la Sicilia e tutta la Calabria, perché poi ci buttarono come smemorato in dei convegni. Io in questi 40 anni ho girato che mi ho divertuto, ho mangiato tutti i giorni, tre volte al giorno. Hai capito lo zio Mattina, manzo il giorno e manzo sera. Io ho avuto relazioni amorose con altri pazienti, ho avuto tre amanti. Anche, infermiere. Lo zio Carmelo infermiere. E io ora mi ritiro a casa. Hai capito lo zio da Carmelo? Mia moglie ma sono morto mi ci potete portare. Insomma, mentre c'era questa discussione, figlia, entra l'infermiere con tre temodilisi. Temotrisi. Esatto, ci fa. Dice, lei che si è lei che si è mangiato 18 kg di fucurini, dice, si stenta che ci dobbiamo azzeccare una triplice temocrisi. Vabbè. Quello dice io. Io dicevo che non mangio fico d'India dall'82, esatto. Anzi, che se me li portate due li gradisco e ve li pago a peso d'oro. Va bene. Mio cugino Affio, giustamente, ci sono, guarda, quello dei temoclisi, quello dei fico d'India sono io, i temoclisi sono per me. Va bene. Giustamente un infermiere si gira e ci fa, lei si stia zitto. Che è morto. Ma come è morto? Mio cugino è affido, dice, ma come? Così come ci si lei? Ma come è morto? Il motto è lui. Lei stia zitto che la temocrisi non disturbi. Lei è un ignorante. Lei è un ignorante. Io le parlo con me che sono infermiere. Basta, il mio cugino è affido, che poi quello, sai, è un tipo caurolino. Irascibile, caldolino. Si è alzato, lo ha acchiappato. Nel frattempo il suo cammello si è messo di mezzo per cercare di fare che ti piace. Di paciere. Mi ci trovavo pure io, certo, in quel momento, certo. E quello è il mio cugino. E mi sono messo di mezzo prima per cercare di dividere, ma se non ce la facevo, carramavo contro l'infermiera pure io. È finita lite. Veniva bastonato, se spaccano di quelle temocrisi. Le flebbo. Non mi pigliare a mia centro preciso. Ah, una flebbo da che scuzzita, si è rotta qua. Tutte e tre i liquidi. Ah, proprio. Questo è impenetrabile. Sì, infiammabile. Sì. Perciò hanno sceso che impermeabile che mi ho bagnato dalla testa ai piedi come un pulcino quando nasce, che manco fa qua perché è tutto bagnato. È piccolo bagnato, Madonna, tutto bagnato, disgraziate. Ma che io casco malato, finisce che mi dovete portare all'ospedale. Ma che stai tranquillo perché già siamo all'ospedale. Quindi... Se dovessi ammalarti già ci siamo. Sei già tranquillo. L'occhio dove mi cade? Dove è caduto l'occhio suo? Sopra di una sedia. Ah. Dove c'era una cosa verde.
verde, una specie di pigiama verde, che forse l'avevo lasciato quello che era morto, che ce lo dovevano portare all'indomani. Quello di prima. In quel momento io che vado a queste bazzecole scalarose. No, in quel momento. E 4:16 mi spoglio, mi metto quel pigiama verde ed esco fuori per dire: senta, qua si stanno ammazzando. Appena esco fuori nel corridore, infermieri, giovani medici, a me appena mi vedono, qua c'è un chirurgo a me. Certo, l'hanno scambiata per un qua chirurgo. Qua c'è un vero. Chirurgo, presto, cora, cora in sala operatoria, che dobbiamo salvare uno che lo stiamo perdendo. E io a dirci, ma chi? Dice lei, presto, non faccia lo gnomo. No, lo gnomo, non faccia lo gnorri. Ma c'è lo gnorri. Dice, lei deve subito operare. E lei che è un chirurgo laureato. Io ci ho detto all'università, non c'ho stato, beh, non ci fa niente, neanche il nostro primario. Ma non lo dica! Non si può fare il primario, non si può fare il medico, il primario, senza una laurea, un corso di studi. Ma mi viene da ridere, perché io ci ho detto, ma io manco a scuola media serale, non si preoccupi. Dice, qua i nostri medici hanno tutta la scuola elementare, e sì, basta. Vabbè. Basta, signora Rosa, mi hanno preso di violenza e mi hanno portato in sala operatoria, che se ci racconto quello che è successo, o magari ce lo racconto un'altra volta. Me lo racconti un'altra volta, guardi, stanco, perché già mi ha confuso le idee completamente. E io che le ho chiesto com'era finita con suo cugino Alfio e lo zio Carmelo. Si vada a corrigare, non si riposi un po'. Mi riposo un poco, signora Rosa, mi riposo un poco. Morendo da freddo, mi ho addormentato, ma un freddo che agghiacciai come un ghiacciolo al limone. Signor Litter, ha fatto un altro sogno, vero? Sì, sì, signora Rosa. E mi ho svegliato da solo, di troppo freddo. Ora mi vado a coprire perché non vedo l'ora di riaddormentarmi per sognare di nuovo, speriamo, perché ho fatto il sogno più divertente di tutta la mia vita. E io questa volta c'ero? Se era divertente il sogno. Sempre con me se la prende, sempre con me. Mi vado a pigliare la coperta. Vada. Sempre con me. Grazie signora Nadia per quest'altra documentazione. Ma le pare. Io adesso vado, Con permesso. Vado anch'io, buonanotte. Buonanotte Nadia, buonanotte Orazio. Spengo la luce? Sì, grazie. A domani. A domani. Già spento la luce? Ha già spento, sì. La Rosa, che fa? Mi copre lei? Come sempre, come faccio ogni sera. E piuttosto, signor Litterio, cerchi di essere prudente con i sogni. E se mai dovesse farne un altro, si ricordi di mandare un pensiero e un bacio a tutte quelle persone che lavorano per la nostra salute. Si ricordi di loro. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte amico mio. Caro amico mio, sono certo che anche tu, come tutti noi, ti domanderai: ma quella del medico deve essere una professione, una vocazione o una missione? Dovete sapere che alla fine dell'Ottocento c'era un medico particolare, amorevolmente strano, Giuseppe Moscati, oggi santo, che così diceva: ricordatevi sempre della bellezza. Ah, la bellezza. La bellezza, quella vera. Ricordatevi di lei.
perché nella vita ogni incanto, ogni suggestione è destinata a finire, a passare. E resta solo l'amore eterno, che è l'artefice di ogni nostra buona azione, che sopravviverà per sempre a tutti noi. L'amore eterno sopravviverà perché è speranza, perché è fede, perché è religione, perché è scienza, perché è sapere, perché è tutto, tutto, perché è Dio. Bravissimo come sempre Enrico, grazie, complimenti e grazie soprattutto per questa bella, profonda e importante riflessione che hai fatto sul mondo dei medici, questi straordinari eroi che ogni giorno sono lì proprio per tutelare la nostra salute e che fanno veramente tanti sacrifici, soprattutto in questo momento così difficile e delicato. Per cui applauso a tutti i nostri medici, al personale sanitario e a chi ogni giorno lavora negli ospedali e nelle cliniche di tutta Italia e di tutto il mondo. Ma poi, siccome anche oggi ci siamo divertiti e abbiamo portato a compimento una bella puntata, grazie alla nostra grande famiglia e a lui, al signor Enrico Guarneri. Svegliamo, non lo svegliamo. Io ringrazio lui. Scusate, salvo la rosa. Grazie. Ancora una volta il signor Litterio Scalisi è stato unico e insuperabile, come amo dire, sulu iucci pozzo cum matri, ma lo faccio molto volentieri perché la nostra missione è portare nelle vostre case sorrisi e grande divertimento. E allora, ci rivediamo ancora qui su TGS e su RTP con un'altra puntata con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa, sempre in collaborazione con i supermercati Sisa. Adesso, caro Sisolo, io torno a casa mia e tu torni nella tua casa, cioè in uno dei tanti meravigliosi supermercati Sisa. Un abbraccio cu tuttu cori, buona serata a tutti.